E siamo davanti all'ospedale di Gavardo per una manifestazione che vuole spingere un po' gli amministratori a muoversi sulla questione dell'ospedale. Sì, siamo qui tutti insieme per chiedere ai nostri amministratori una vera salvaguardia dell'ospedale di Gavardo, perché a luglio è stato tagliato il nastro per inaugurare la nuova dinamica, la nuova emodinamica, ma non è stata fatta alcuna parola sulla riduzione di alcuni reparti, sulla sospensione del punto nascite e anche sul fatto che la pediatria ci è stata tolta in questi ultimi giorni. Ci si può rivolgere solo al pronto soccorso per i piccoli degenti, però poi vengono ricoverati all'ospedale di Desenzano o Brescia. Sono tante le questioni che riguardano l'ospedale di Gavardo, un po' appunto la chiusura di alcuni reparti e la carenza di personale, che è una questione che però riguarda un po' in generale la sanità di oggi. Però rispetto all'ospedale di Gavardo ci sono altre questioni che magari vanno portate all'opinione pubblica. È la questione della carenza di personale sia medico che infermieristico, è anni che se ne parla, ma evidentemente non è stato fatto a sufficienza per risolvere questo problema, perché adesso si parla anche appunto che l'ospedale sta per essere ristrutturato strutturalmente, vengono investiti 52 milioni di euro, però se non c'è il personale che lo farà funzionare nel modo adeguato, di fatto resterà una scatola vuota. Questo è un po' il rischio che potrebbe succedere, e per questo avete anche mandato una lettera agli amministratori. Sì, esatto, abbiamo mandato una lettera agli amministratori per chiedergli delle azioni concrete e di organizzare anche un tavolo tecnico con la Regione per vedere appunto di trovare una soluzione, perché non si può lasciare sprovvisto di servizi prioritari un ospedale che copre un bacino di utenti così alto. Abbiamo detto continuamente, ma è un dato di fatto, che copre tutta l'Alta Valle Sabbia, l'Alto Garda e poi le zone limitrofe di Gavardo, sono più di 100.000 persone e lasciarle a piedi di servizi così in breve tempo è impensabile. E poi un'altra questione che abbiamo portato spesso è il fatto della viabilità, che è la caratteristica del territorio montano, che non permette dei tempi agevoli per raggiungere la struttura, e anche il troppo traffico che abbiamo sulle strade limitrofe. Ok, grazie.